Bentornati cinici, ragazzi, se questa quarantena non finisce al più presto, mi sa che dovrò cambiare l'intero guardaroba. Non entro più nelle camicie, mi stanno saltando i bottoni. Lo so, non sono qui per parlare della mia panza. Il mese scorso un mio follower ha chiesto: Alan, perché non fai un video sull'Iran? Perché no, dico io. E oggi eccoci qui, anche se un po' in ritardo, e di questo mi scuso. Per questo ringrazio anche una mia follower che mi ha fornito preziosi suggerimenti per poter fare questo video. E oggi vi voglio proporre la mia lettura, cinica ovviamente, ma adesso la sigla. Quanto può ottenere questo governo cattivo e senza cuore? Ho deciso di aprire con questa frase, che ritengo significativa, pronunciata da una attivista per la pace americana, tale Medea Benjamin. Questa frase è stata pronunciata subito dopo che il governo degli Stati Uniti ha annunciato nuove sanzioni economiche all'Iran. L'Iran in questi ultimi giorni è diventato il più grande focolaio di Covid-19 al mondo. La gente sta morendo a mucchi e gli Stati Uniti che ti fanno? Aumentano le sanzioni economiche. Non sono straordinari? Ben giocata, devo dire ben giocata. Un pochettino da stronzi, ma ben giocata. Ma quanto possono tornare utili le pandemie? Ma chi l'avrebbe mai detto? Ma cosa sta succedendo veramente in Iran? L'Iran è divenuto nell'ultimo mese il più grande focolaio di Covid-19, come ti ho detto. Iniziato in sordina, in quel di Qom. Il mio farsi fa schifo, spero vogliate perdonarmi. Qom è una città santa, meta di pellegrinaggi che sono aumentati moltissimo in occasione della festa di Nowruz, il capodanno persiano. Il mio farsi fa sempre più schifo. A questo si sono aggiunte le celebrazioni per la ricorrenza dell'omicidio del generale Soleimani, molto importanti per l'immagine del governo, oltre poi alle elezioni parlamentari, quindi una massa enorme di persone che andava e veniva in lungo e in largo per tutto il paese. Quindi, come per tutti gli altri paesi del mondo, e dico proprio tutti, per settimane il governo ha sottovalutato gravemente il problema. Vuoi per questioni di immagine, vuoi per scarsità di mezzi a disposizione, magari speravano nell'immunità di gregge, finché la pandemia non si è mostrata in tutto il suo splendore. Il sistema sanitario iraniano è ben strutturato e ragionevolmente moderno, ma purtroppo risente di gravi carenze per quanto concerne presidi medici e attrezzature, anche a causa appunto di queste sanzioni internazionali che sono state imposte dagli Stati Uniti già da diversi anni. Cosa hanno fatto a questo punto i governanti iraniani? Hanno messo la polvere sotto il tappeto, fino a quando un ministro è morto. E positivi al Covid-19 sono risultati il vicepresidente e il viceministro della salute. A questo punto la classe dirigente ha avuto una sorta di illuminazione divina e sono corsi finalmente ai ripari, ma purtroppo hanno chiuso i cancelli quando ormai i buoi erano scappati. E la situazione è andata fuori controllo ed oggi l'Iran è in guai grossi, ma grossi come montagne. La situazione in Iran al 31 marzo 2020 è la seguente: casi confermati 41.495, deceduti 2.757. Prendiamo questi numeri con le molle perché il governo iraniano tende a minimizzare e quindi non possediamo un quadro preciso della situazione. La Sharif University of Technology, con sede a Teheran, ha prospettato tre possibili scenari. Se l'80% dei cittadini prendesse precauzioni, tipo quella quarantena che stiamo facendo anche noi in Italia, si stimano circa 12.000 vittime. Se il 50% dei cittadini prenderà le precauzioni, invece ce ne saranno di morti probabilmente 110.000. Se invece si dovesse continuare come se nulla fosse, si suppongono, si stimano più o meno 3 milioni di morti, con il picco entro i primi di giugno. Anche qui le cifre potrebbero essere in questo caso sovrastimate, ma comunque si parla in qualsiasi caso di numeri importanti. In questo momento in Iran mancano presidi medici, strumenti per terapia intensiva, mascherine, insomma, le solite cose che mancano un po' a tutti. Tanto che
che hanno spinto il governo iraniano a chiedere ufficialmente all'ONU di allentare almeno temporaneamente le sanzioni affinché possano acquisire i materiali che gli servono, e ha chiesto anche al Fondo Monetario Internazionale un prestito ponte che gli consenta di approvvigionarsi di tali prodotti, ricevendo cosa? Il secco no degli Stati Uniti. Oggi gli Stati Uniti hanno in mano la scure con cui poter dare finalmente, dopo 40 anni, il colpo di grazia al nemico più irriducibile di sempre. Quella con l'Iran è una storia antica, risale addirittura al 1979, quando l'Ayatollah Khomeini prese con la forza il posto del precedente titolare della baracca, lo Shah di Persia, Reza Pahlavi. E fino lì si poteva tanto quanto tollerare, ma commise uno sbaglio Khomeini, uno sbaglio molto grave, un peccato mortale. Khomeini nazionalizzò subito tutte le aziende estrattive di petrolio, riprendendo il pieno controllo del petrolio iraniano. Ricordo che l'Iran è il quinto produttore di petrolio al mondo. Khomeini sbatté fuori, letteralmente a calci nel culo, le compagnie petrolifere anglo-americane, che fino ad allora avevano fatto il bello e il cattivo tempo un po' come cazzo gli pareva a casa degli altri, come il loro costume da sempre. Da quel giorno fu messo in campo infatti il più feroce e duraturo frame giornalistico di sempre. Vuoi sapere cos'è un frame giornalistico? Dopo guarda anche questo video. Tanto sei in quarantena, che hai da fare? L'Iran a quel punto, da quel giorno, è stato associato al male assoluto, da estirpare a qualsiasi costo, secondo la visione pseudo-biblica de Noatri, tanto cara agli americani. Anche l'Iran non è certo rimasto con le mani in mano, sia chiaro, eh? Per l'establishment iraniano, per i Pasdaran, i guardiani della rivoluzione, che sono una specie di esercito nell'esercito, di fanatici assoluti, per loro Satana è rappresentato dagli Stati Uniti e dai loro fedeli alleati di sempre, gli israeliani, ed hanno organizzato da 40 anni e finanziato il terrorismo di mezzo mondo. Come cortesemente mi ha fatto notare questa mia follower, che ringrazio, le elezioni in Iran si risolvevano in una specie di farsa, perché era praticamente l'Ayatollah a decidere chi doveva essere votato. Beh, oddio, qui da noi si chiamerebbero listini bloccati. Il capo del partito decide chi si deve candidare. Si può anche andare più avanti. Nel mio comune è la seconda volta che alle elezioni per il sindaco ti ritrovi solo un simbolo sulla scheda elettorale, su cui poter scegliere di mettere la tua crocetta. In Iran, comunque, qualcosa sta cominciando a cambiare. Alle ultime elezioni i deputati sono stati scelti più o meno dai cittadini, ma rimane comunque molto forte la presenza reazionaria e l'ala dura dei Pasdaran, che fanno capo all'attuale Ayatollah Khamenei, che hanno saldamente in mano il potere. L'Ayatollah è una figura un po' particolare, è sia capo religioso che capo politico. Da quello che ho capito io, opinione quindi assolutamente personale, in Iran oggi intravedo due anime. Una che è rappresentata dai tradizionalisti, dai Pasdaran, capeggiata dall'Ayatollah Khamenei, reazionaria, violenta, fanatica, che hanno come unico scopo nella vita cancellare dalla carta geografica Israele e gli Stati Uniti. Ma si sta facendo strada, anche se a fatica e molto lentamente, un'altra parte, più tra virgolette moderata, con cui si può anche, volendo, dialogare, che è rappresentata dal presidente Rouhani. Negli anni l'Iran poi non è rimasto con le mani in mano e ha esteso la sua area di influenza in quella che gli analisti chiamano la mezzaluna sciita. Va dall'Afghanistan, coinvolge l'Iran, ovviamente, l'Iraq, la Siria di Assad, che è supportato militarmente dall'Iran, per finire nel Libano dei terroristi di Hezbollah. Negli anni l'Iran poi ha organizzato e armato infinite fazioni terroristiche per portare avanti la loro rivoluzione anti-israeliana e anti-occidentale. Dal canto loro, gli Stati Uniti sono 40 anni che ci provano a scalzare il potere degli Ayatollah, fallendo regolarmente. Negli anni 80 li hanno scagliato contro Saddam Hussein, allora nostro
ottimo amico e grande alleato in una guerra che in 6 anni fece quasi 1,5 milioni di morti. Niente da fare, è finita in un pareggio, mi dispiace. Dalla fine degli anni 80 in poi la tensione fra Stati Uniti e Iran ha visto periodi di alti e bassi, fino a quando l'Iran si è permesso di alzare la cresta, portando avanti addirittura un programma nucleare, che non significa soltanto bombe atomiche. Nucleare significa anche energia elettrica, determinante per un paese che si sta sviluppando velocemente ed è sempre più energivoro. Hanno il nucleare, il male è tornato! E che ti inventa la CIA? Li scagliano contro un virus informatico questa volta, lo Stuxnet, che mise fuori uso le centrifughe per la produzione del combustibile. E anche questa volta gli iraniani sono riusciti, nonostante il brutto colpo, a riparare i danni e andare avanti lo stesso. Stufi dei continui fallimenti, gli Stati Uniti hanno deciso a un certo punto di lavorarsi l'Iran ai fianchi. Se ne sono andati all'ONU e hanno imposto durissime sanzioni economiche nei suoi confronti. Obiettivo? Mettere in ginocchio la sua economia, spingere la popolazione a ribellarsi contro i propri governanti e attuare un regime change, parola molto simpatica che significa colpo di Stato, sobillare una rivoluzione, e mettere finalmente un governo che risponda agli interessi anglo-americani, ovviamente. Tradotto, riprendersi il petrolio iraniano e poi magari chiudere anche un po' i rubinetti con la Cina, di cui l'Iran è il suo primo fornitore, e togliergli quindi l'ossigeno. E l'Iran lentamente è scivolato in una profonda recessione. Ma questo non ha fermato lo sviluppo di tecnologia nucleare. Alla fine Obama, fra una primavera araba e l'altra, fra una guerra in Siria ed una in Ucraina, trovò uno scorcio di tempo e uno sprazzo di saggezza per giungere ad un accordo sul nucleare con l'Iran, che si pensava avrebbe portato a una certa normalizzazione nei rapporti fra i due paesi, grazie anche al lavoro del ministro degli esteri iraniano Mohammad Javad Zarif. Accordo prontamente rotto da Trump in maniera plateale e unilaterale, senza giustificazioni degne di nota, se non per un bambino di 8 anni, il che è significativo dello sviluppo mentale del deep state americano. Ma anche qui non sono riusciti a cavare un ragno dal buco. Gli iraniani so proprio negozio. Ultimamente ci hanno provato tirando ad affondare un paio di petroliere con dei barchini che piazzavano delle mine sulle murate delle navi. In realtà è un vecchio trucco, è già stato usato. Venne usato per giustificare l'intervento militare americano in Vietnam con il presunto attacco all'incrociatore Maddox, incidente del Golfo del Tonkino. Proprio il caso di dirlo, questa volta è il classico buco nell'acqua. Ultimo exploit, l'assassino del generale Soleimani, importante figura di spicco del paese, un falco di primo ordine, non è uno splendido esemplare? Votato anima e corpo alla causa sciita, alla lotta all'ultimo sangue contro Israele e i suoi protettori, gli Stati Uniti. Uomo che ha organizzato e diretto tutte le cellule terroristiche degli ultimi decenni nella mezzaluna sciita. Ma non solo, era il generale che più di tutti ha contribuito a distruggere lo Stato islamico. Sai, ISIS, Al-Qaeda, Al-Nusra, quella plebaglia lì, aiutando non poco la Siria di Assad contro i tagliagole. Visti tutti i fallimenti, ci si è risolti per usare infine politicamente il virus e mettere quindi in ginocchio definitivamente l'Iran. Con il virus che sta letteralmente decimando la popolazione iraniana, finalmente gli Stati Uniti hanno l'occasione di chiudere questa faccenda una volta per tutte. Attualmente, a causa della pandemia, tutta la cosiddetta mezzaluna sciita si ritrova fortemente indebolita e disorganizzata nei confronti di Israele e dei tagliagole dell'ISIS e soci, sponsorizzati da Arabia Saudita e Stati Uniti, che ne stanno ovviamente approfittando. Gli iraniani sono un popolo forte e molto orgoglioso, ma tutti hanno un punto di rottura, e questa ulteriore
ulteriore stretta potrebbe agevolare l'emergere di movimenti di contestazione popolare, e gli Stati Uniti non aspettano altro per organizzare qualche bella rivoluzione colorata di obamiana memoria. Ma attenzione ai rischi: l'attuale leadership iraniana è ancora saldamente in mano a dei fanatici. Se la situazione dovesse precipitare, ne conseguirebbe una repressione brutale, tanto per cominciare, che rischia di spegnere ogni focolaio di ribellione, e i guardiani della rivoluzione potrebbero volgere la cosa a loro favore, annullando in questo modo ogni spinta al rinnovamento. Se al Dipartimento di Stato usassero il cervello invece di qualcos'altro, dovrebbero adottare, secondo me, una politica diametralmente opposta: fornire assistenza concreta, vera, autorizzare i prestiti del Fondo Monetario Internazionale, allentare temporaneamente le sanzioni in modo da passare per i buoni del villaggio, e non offrire quindi ai reazionari iraniani lo spunto per dipingervi come dei nemici brutti e cattivi. E al tempo stesso questo sarebbe utile per aiutare le minoranze moderate a emergere.